Ciao a tutti ragazzi, se mi sono teletrasportato in questo falò perché mi ricordavo che qua c'era una carrucola e loro hanno detto di sicuro guardo cosa c'è dall'altra parte. Comunque, voglio anche andare a vedere di qua se trovo qualcosa di interessante. Questo non me lo aspettavo. Sì, usare il cuneo. Questo proprio non me lo aspettavo, eh. Era il primo che dovevo fare, probabilmente, ma io sono subito voluto andare giù. E aspetta, ma di qua c'è un'altra strada? Ah, è la stessa strada che si congiunge. Ok. Ma di qua no, però, eh. Questa è un'altra strada. Questa è proprio un'altra strada. Anello della destrezza. Vediamo subito cos'è. Vediamo, vediamo. Anello della destrezza. Aumenta la destrezza. Sono curioso di vedere i danni. Da 50 a 55. O aumenta di un 10%, o aumenta di 5, non lo so. Comunque, non male. Pirla. Vediamo, 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 vediamo. Questo è il trono. È il trono e basta. Non si può far niente qua. Beh, dai, direi che abbiamo trovato anche un anello interessante. E adesso proviamo a vedere cosa c'è da quella parte. Anello del falco distruttivo. Quanti anelli ci sono di sto DLC? Fatemi capire. Anello del falco distruttivo. Parando con lo scudo. Questo è gran bello, eh. Rhymer era un agile guerriero al servizio di Re Vendrick, ma dopo aver rinunciato al proprio grado, considerò il proprio stile di vita e rinacque come vigoroso guerriero. Qua devo giocare un po' di strategia. Benissimo. Benissimo. Questa zona io non l'avevo esplorata perché vedo che c'è un falco
forziere di qua. Strano che l'ho lasciata in disparte. Lo scettico figlio umano. No, niente. Allora scendiamo. Possiamo fare altro. Scendiamo ancora di più. Di pericoloso qua. Ah, c'è un gigante. Allora vieni qua. E dai, gigante. Era proprio quello che volevo succedesse. Esploso di tutto. Vediamo se... possiamo trovare qualcosa. Di sicuro spunta qualcuno. Un altro gigante. Dite che ne spunta un terzo o sono salvo? Figge. No, ne è uscito un altro. Ma questa è un'arma un po' diversa. Un'altra arma questo ciccione. Cosa? Zanite. Chiave della torre. Molto molto interessante. Sarei quasi tentato ad andare a vedere subito se è la chiave quella giusta, ma direi di esplorare questo piano se riusciamo, cioè se c'è ancora qualcosa da esplorare, perché io penso ci sia, e poi vedere se la chiave della torre è quella che penso
Sì, è quella che penso io allora. Perfetto. Allora sarei quasi tentato a tornare su. Cerchiamo di vedere se ci portano alla porta dove volevo andare. Vediamo subito. C'erano due porte, una che portava una di qua e una invece facendo il giro che portava da un'altra parte ancora. Guardiamo prima di qua allora. Qua dove c'è il coso. Vaso dallo spirito oscuro predatori. Ah, non vieni. Bastardo. Stufo di combattere contro gente che si cura. Vabbè, direi di provare a fare un backstab. E poi mettere lo stiletto, proviamo. Qui non ho potuto far niente. Proverei a fare un parry. Decisamente no. Parry sull'attacco in salto direi che non è una cosa saggia. Se raccogliamo qualcosa di interno. Armatura del guerriero pazzo. Mi sa che era l'unico pezzo che avevo già. Questa non so. Io volevo la lama del berserk. Sarebbe stata. Ok. Ok.
non è una cosa tanto fattibile. L'ho fatto fuori. L'arma del Berserk? Un'altra armatura, ma questa qua è sfiga. Sfiga nera. Diciamo che così tanti contro non è molto bello. Con la katana non uscivo più. Quella sembra quasi l'armatura del re. Non voglio dire una grande idiozia. Oh, non so che episodio siamo e non abbiamo ancora trovato il boss. Buono, ragazzi. Io vi saluto anche questa volta e alla prossima.